Ho trovato Enzo, allora io allora questo riprende. Ciao, mi chiamo Enzo. Ho 19 anni compiuti il 12 dicembre l'anno scorso. Io sono nato nel 1987 qui in Piemonte. Da 4 anni che frequento la casetta. Come si chiama, Francesca? Centro? Come si chiama questo posto? Ce l'ha un nome, Francesca? La casetta. Che ora questo posto l'hanno chiamato la casetta, dove si fanno attività, dove si esce, si fanno giochi e tutto. E poi imparare a comportarsi, come essere educati, ci fa insegnare la casetta. Poi mi insegna, poi imparo tante cose, tipo usciamo, andiamo al bowling, quello mi piace molto, andare al bowling. Il bowling mi piace perché io tiro le palle colorate, i palloni colorati, poi una volta ho fatto anche strike. E poi al bowling sai cosa mi mettono? Si mettono le scarpe, non capisco perché si mettono le scarpe da bowling. Come si dice, Andrea? Allora, per favore. La prossima volta fai un altro tiro. Dai, chiediglielo. Daniele, dai. Per favore fai un altro tiro. Va bene? La prossima volta. Andiamo in macchina. Okay. Via. Dai. Ciao. Ciao, dai, tagliamo. Vai. Andiamo. La prossima volta. Daniele, la prossima volta tiro. Allora, Andrea, alza il piede. Allora, metti la cintura. Mettila. Dai, senti bene, andiamo a casa, dai. Dai, senti bene. Sì, Andrea, le voglio bene, anche se non mi dà tanta, mi dà poca confidenza, le voglio bene lo stesso. Però Andrea fa tante volte, fa tante cose, non se ne accorge, come faccio io, come non me ne accorgo io. Lui ha tante ossessioni quasi come me, io per fortuna di meno, ma lui ne ha di più. Con la foto sorridente? Vai. Con la foto? Non giochiamo insieme, però non ci diamo molta confidenza, perché la confidenza di più con mamma e papà, dare confidenza vuol dire dare a fare amici, dare confidenza vuol dire dare parlare, chiacchierare vuol dire. Sai che ho avuto problemi di numeri, a me sai che a me i numeri piacciono tutti, i numeri quelli che hanno una cifra sola, a me piacciono tutti, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tutti tranne il terzo. Sai come amo, sono ragazzo, amo le cose in ordine, soprattutto amo le cose in ordine con la stessa tutte intere, non rotte. A me piace la musica classica, tipo a me la musica classica mi piace, a me la marcia di Radetzky, poi la piccola musica notturna mi piace a me. Metti la piccola musica notturna, che quella è bella, quella mi piace molto, quella musica classica, piccola musica notturna.
Autistico vuol dire che non, sarebbe uno che non si sa, che non sa fare, che non, ha, non può andare, che non sa fare, non fa fare le cose come tutti gli altri, bisogno di aiuto. Sono il cervello che non mi funziona bene. Ecco. Cos'hai tu? Non è che il cervello non funziona bene, che cos'hai tu? Ho tante ossessioni. No, che cos'hai tu? L'abbiamo fatto insieme per un anno e mezzo, eh? Ah sì, sono un Asperger, sono un ragazzo Asperger io. Ok, quindi non è che hai il cervello che non ti funziona, hai il cervello che funziona in modo diverso dal mio. È vero, il cervello che funziona diverso dal mio, quello sì, lo posso ammettere. Quindi non è che non funziona, il tuo cervello funziona tanto quanto il mio, solo che vediamo alcune cose della vita in modo diverso. È vero, questo sì, io penso, io vedo la realtà in un modo diverso, questo sì. Mi sento simpatico di ragazzi della casetta, mi sento simpatico Daniele Vittetta, che non è iniziato a parlare, parla perché è un ragazzino autistico, perché è autistico, però lui per parlare scrive, capisce, per capire scrive. Cosa vuol dire? Scrive da quando aveva 7 anni. Ho iniziato all'inizio proprio su una tastiera muta, su un foglio di carta. Però non potevo mai pensare, anche perché queste cose si sanno poi col tempo, pensavo che lui doveva imparare a scrivere, a leggere e scrivere. E una sera invece stavo per mollare. Una sera mi ha scritto improvvisamente, ta ta ta, mi ha scritto sciroppo.